Claudio Fattorini, commissario di Polizia Locale, si appresta a lasciare il comune di Pontenossa, un comune dove ha lavorato per tanti anni. Ho lavorato 36 anni al comune di Pontenossa. Sono arrivato, era dicembre del 1984, 36 anni al comune di Pontenossa, avevo già fatto 7 anni di dipendente privato. Praticamente io ho raggiunto 43 anni e un mese. Ho lavorato 45 anni, se vogliamo essere sinceri, però quello che conta sono l'età pensionabile, che è 43 anni e un mese. È giusto che lasci il cambio al Comune di Pontenossa come polizia locale a un altro collega che è venuto e che mi sostituirà. 36 anni a Pontenossa, dove io devo essere sincero, devo ringraziare tutti i cittadini di Pontenossa, devo mandare un forte abbraccio a tutti i cittadini di Pontenossa perché con loro ho lavorato benissimo, mi sono trovato molto bene, grazie soprattutto a loro e grazie soprattutto ai sindaci che io ho avuto in questi comuni. Li voglio ringraziare tutti perché dal sindaco attuale ieri sera mi ha premiato il sindaco Stefano Mazzoleni, è stato molto gentile e carino nei miei confronti. Voglio ringraziare però anche il sindaco, l'avvocato Angelo Capelli, il professor Luigi Corsini, il ragioniere Cariboni Hernani, Marzella Merenziano, il professor Giuseppe Pinetti. Li voglio ringraziare tutti gli stati sindaci che con me hanno sempre lavorato bene. Sicuramente voglio ringraziare anche i consiglieri comunali, gli assessori, di tutti quelli che hanno svolto il lavoro qui in comune, come sicuramente i miei colleghi dipendenti del Comune di Pontenossa, che con loro abbiamo lavorato e abbiamo condiviso tutte le varie problematiche del Comune e del territorio di Pontenossa. È un bel lavoro quello di Pontenossa, dove io ho potuto svolgere da solo per 36 anni, l'ho svolto sempre con la passione e con la voglia di fare sempre bene. Ho cercato di imparare, di fare del mio meglio. In qualche volta ci sarò riuscito, in qualche volta magari un po' meno, però sempre con la volontà e con la voglia di dare il meglio di me stesso. A Pontenossa diciamo che ci sono tanti piccoli problemi che però come polizia locale si possono risolvere benissimo. Il collega che verrà al mio posto, io gli faccio un bocca al lupo, è veramente un bravo ragazzo, sicuramente farà anche molto meglio di me perché è preparato, molto bravo e pertanto il Comune di Pontenossa è molto fortunato a trovare Davide, un bravo ragazzo. Il ruolo di agente di polizia locale, vigile, come si diceva una volta, è un ruolo difficile, delicato, come ha cercato di interpretarlo? È un ruolo sì abbastanza particolare come polizia locale, diciamo che nel corso degli anni poi anch'io ho modificato alcuni miei atteggiamenti, i miei momenti di lavoro, però sicuramente ho iniziato cercando di capire le varie problematiche che c'erano in paese e di capire le varie esigenze che avevano le amministrazioni. E cercando di far rispettare le regole, perché quello della polizia locale sono le sanzioni, sono il riprendere le persone, insegnare a certi comportamenti che non devono essere fatti, però nel limite sempre della tolleranza, di poter capire e di vedere assieme i vari problemi che ci sono.